Si torna in aula a Sant'Egidio del Monte Albino la seduta a fine settimana per eleggere il Presidente del Consiglio. La carica sarà affidata a Francesco De Angelis, che ha lasciato la giunta per fare spazio a Giulia Attianese. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere di minoranza Mario Cascone, che parla anche di una sua interrogazione che sarà discussa in aula relativa al degrado in cui versa il centro storico. Finalmente si torna in aula, visto che un Consiglio Comunale che è stato rimandato più volte, forse per vicissitudini interne alla maggioranza, sembra sia stata trovata la quadra. Ieri, in qualità di vicepresidente del Consiglio Comunale, ho appunto incontrato il sindaco per concordare insieme anche ai capigruppo qual è la data del Consiglio Comunale che si dovrebbe tenere fine settimana prossima. All'ordine del giorno quali punti ci saranno? Solo la nomina del presidente, perché alla fine mi sembra di capire che uscirà dalla giunta De Angelis per conquistare quella poltrona. Ci sarà un accordo anche con le forze di minoranza? Per me questo è l'argomento meno importante, perché la presidenza del Consiglio, arrivati dopo una fase di stallo così lunga, credo sia una vera e propria presa in giro per le istituzioni, soprattutto per i cittadini di Sant'Egidio. In Consiglio Comunale ci saranno soprattutto argomenti importanti, quali per esempio un'interrogazione da me presentata sullo stato del centro storico, abbandonato a se stesso dopo che sono stati fatti quei lavori iniziati lo scorso anno, ora sono in fase di completamento, ma ci sono tante altre cose appunto che riguardano il centro storico che devono essere attenzionate. Che in questo momento, in questa fase amministrativa, come su tante altre faccende, anche su questa l'amministrazione sta latitando completamente.